Amici telespettatori, ben ritrovati per la terza puntata di Trentino Chiama Europa. In questo breve ciclo di trasmissioni stiamo presentando la politica di coesione, che è la principale politica di investimento dell'Unione Europea. È un programma che realizziamo nell'ambito del progetto Together for Cohesion, progetto dell'Assemblea delle Regioni Europee, cofinanziato dalla Commissione Europea, che mira a sensibilizzare e coinvolgere i principali destinatari, abitanti e gruppi di interessi del territorio sull'uso e sui benefici della politica e dei fondi di coesione dell'Unione Europea. Scopo principale della politica di coesione è ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee. Anche in questa puntata andremo a vedere come la politica di coesione europea sia molto vicina alla nostra quotidianità. Due progetti protagonisti di Trentino Chiama Europa di oggi. Partiamo dal progetto Tinia. Il progetto Tinia è un progetto di cooperazione territoriale nell'ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Austria. I cui partner principali sono il GECT, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euregio, che ha sede a Bolzano, e il Servizio Meteorologico Austriaco, la ZAMG, che appunto ha sede a Innsbruck, in Austria. Lo scopo principale del progetto è di creare un bollettino meteorologico unificato per l'intero territorio della regione Euregio, quindi che si compone di Trentino, Alto Adige e Tirolo Austriaco. Un meteo che raggruppa le previsioni di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Questo in sintesi dunque il progetto Tinia. Basterà un clic del mouse per avere una previsione che riguarderà un unico territorio. L'obiettivo è un servizio meteorologico comune e uniforme per l'Euregio e per i singoli comuni, con grandi vantaggi per la popolazione locale, il turismo e la protezione civile. Il progetto nasce dall'esigenza di rafforzare la cooperazione territoriale tra le tre regioni e di allo stesso tempo migliorare la qualità delle previsioni meteorologiche in ciascuna delle regioni. In particolare si guarderà al miglioramento della qualità delle previsioni, unificando un po' quello che sono i sistemi di previsione, andando a utilizzare lo stesso sistema dopo una accurata valutazione e un confronto dei modelli meteo. Il tempo e le sue previsioni precise stanno diventando sempre più importanti per la popolazione dell'Euregio Tirolo, Alto Adige e Trentino. Gli aspetti della protezione civile sono importanti tanto quanto le informazioni necessarie sullo sviluppo climatico per il singolo cittadino. Con lo scopo di semplificare la situazione della popolazione dell'Euregio, è stato lanciato dunque un progetto che vuole offrire una presenza meteorologica transfrontaliera e congiunta per i tre territori di Trentino, Alto Adige e Tirolo su una propria piattaforma web. Il progetto è partito ufficialmente a ottobre 2019, quindi ancora relativamente all'inizio, anche a causa dei rallentamenti per l'emergenza Covid, diciamo. Siamo ora a una fase molto importante per quanto iniziale, cioè di decisione riguardo alle strategie, a come vogliamo strutturare le varie fasi del progetto, come si vuol strutturare anche il sito che nascerà, che conterrà le previsioni unificate e via dicendo. Ogni paese membro dispone di un proprio servizio di previsioni del tempo. Gli utenti sono quindi costretti a fare uso di diverse offerte su internet. Questi sono spesso difficili da trovare o disponibili solo nella rispettiva lingua nazionale. Inoltre l'elaborazione e la qualità sono diverse e non è raro che le previsioni del tempo pubblicate nelle regioni limitrofe differiscano sostanzialmente. Una piattaforma comune per le previsioni meteorologiche e quindi la pianificazione delle attività standardizzata sia in termini di qualità che di elaborazione rappresenta un chiaro valore aggiunto per la popolazione dell'Euregio. Il progetto non è il primo del suo genere, è solo l'ultimo di una serie di importanti progetti di cooperazione territoriale tra Italia e Austria. Basta guardare al predecessore del progetto Tinia, e cioè Albina, che riguardava non le previsioni meteorologiche ma il bollettino Valanghe.
Il progetto Albina, quindi il padre in un certo senso, o il fratello maggiore di Tinia potremmo chiamarlo, è stato un successo. Ha permesso l'unificazione del bollettino Valanghe per l'intera regione e la creazione di un sito che contiene le previsioni del bollettino Valanghe, quindi per l'emergenza Valanghe, unificato, molto utile per il territorio in tre lingue. Quindi tutti gli abitanti di tutto il territorio possono adesso consultare il bollettino Valanghe in un unico sito. Per il pubblico il valore aggiunto risiede in una previsione meteorologica che non si ferma ai confini nazionali, ma offre una previsione uniforme a livello comunale nell'Euregio. I vantaggi sono, a parte quello che è dietro le quinte di cui parlavo prima, e cioè il miglioramento della qualità delle previsioni, anche proprio l'accessibilità alle previsioni. Basti pensare a un abitante dell'area Euregio, quindi Trentino, Alto Adige o Tirolo, come anche a un visitatore, quindi un turista o altri tipi di persone, che possono accedere alle previsioni per qualunque parte del territorio o anche per l'intero territorio in un'unica sede, in un unico sito o anche app, vedremo cosa riusciremo a sviluppare, e quindi l'accessibilità sarà molto migliorata e in tre lingue, quindi italiano, tedesco e inglese. I cittadini dell'Euregio avranno quindi la possibilità di conoscere in qualsiasi momento le previsioni meteorologiche del proprio comune e di qualsiasi altro comune dell'Euregio, rendendo superflua l'attuale lunga ricerca di informazioni meteorologiche su tre diverse pagine. Al termine del progetto non solo sarà disponibile per la popolazione una nuova piattaforma web con informazioni meteorologiche transfrontaliere, ma i miglioramenti dei propri sistemi raggiunti durante il progetto e le nuove procedure sviluppate aumenteranno anche la competitività dei tre servizi meteorologici nei singoli territori di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Il progetto è molto innovativo, si avvarrà della collaborazione della FBK, Fondazione Bruno Kessler, con sede a Trento, e dell'Università di Innsbruck, quindi due istituti di ricerca molto solidi, molto anche ben noti, che utilizzeranno le più innovative tecnologie di intelligenza artificiale, quindi machine learning e machine translation, per generare bollettini meteorologici automatici o semi-automatici sulla base dei dati grezzi, così come la traduzione automatica dei bollettini in più lingue. Un'iniziativa che è molto apprezzata anche dagli operatori turistici. Direi che è un'iniziativa davvero molto bella, molto importante. Per i turisti le previsioni meteorologiche ormai sono uno degli elementi decisivi per organizzare la propria vacanza se già sono sul nostro territorio, oppure se decidere come muoversi, quando muoversi, se sono ancora a casa loro. Se sono sul territorio, una previsione giusta, azzeccata, come diciamo, permette al turista di organizzare al meglio anche la propria giornata. Non è detto che una previsione di bel tempo sia l'unica soluzione positiva. Anche una previsione di tempo non così bello, preparandosi, può aiutare il turista ad organizzare una bellissima giornata. Il secondo progetto che presentiamo in questa puntata vede nuovamente insieme le tre regioni alpine che danno vita all'Euregio. Al centro del progetto Euregio Family Pass, una serie di offerte senza confini per le famiglie di Trentino, Alto Adige e Tirolo. L'Euregio Family Pass è la carta che fa risparmiare la famiglia. Offre agevolazioni e riduzioni per beni e servizi alle famiglie in cui sono presenti figli minori di 18 anni residenti in provincia di Trento. Inoltre, aderendo alla card, il titolare può beneficiare delle agevolazioni offerte dai pass negli altri due territori dell'Euregio, il Tiroler Familien Pass in Tirolo e la Euregio Family Pass in Alto Adige. Il progetto nasce da una collaborazione tra Trentino, Tirolo su Tirolo per far sì che questi territori siano amici per la famiglia, siano quindi orientati a costruire delle politiche e dei servizi per favorire le famiglie residenti e essere anche attrattive. In Trentino questo progetto dell'Euregio Family Pass si inserisce in un percorso che la provincia autonoma di Trento ha già attivato dal 2011 con il Trentino Distretto per la Famiglia. Per la provincia di Trento l'Euregio è stata legata anche alle politiche nostre educative. Cosa vuol dire? I ristoranti che sono accreditati. L'accreditamento vuol dire
essere in possesso del marchio Family in Trentino, che è un marchio di attenzione che è della provincia autonoma di Trento, quindi è un marchio brevettato, è depositato in Camera di Commercio e viene garantito dalla provincia. Infatti noi andiamo sul territorio a verificare anche se questi esercizi, se queste imprese mettono in campo quei requisiti che hanno detto di possedere, che hanno detto di hanno documentato di avere. Ecco, quindi è una qualità garantita che consente alle famiglie, ospiti e residenti di andare in un territorio e di trovare comunque un minimo comune di denominatore su servizi strutturali e su servizi funzionali. Il progetto dell'Euregio Family Pass consente alle famiglie residenti in Trentino e nei altri due territori di fruire di servizi che possono essere delle scontistiche o agevolazioni nei servizi pubblici, tipo trasporti, accesso ai musei, tipo ristoranti e altri servizi che si stanno costruendo nel tempo, con dei prezzi anche importanti. E il requisito per avere questa card è essere residenti in uno dei tre territori e avere dei bambini, chiaramente è un family pass, è prevista la possibilità di fruire dei servizi che gli altri territori mettono a disposizione, per cui il Trentino può fruire dei servizi altoatesini e tirolesi. Cosa può fruire la famiglia in Trentino rispetto a questa possibilità con questo Euregio Family Pass che è gratuito? Beh, in Trentino la famiglia con l'Euregio Family Pass può con un biglietto viaggiare su tutta la mobilità urbana ed extraurbana. Con un biglietto papà, mamma e tutti i figli minorenni. Con un biglietto ridotto può avere accesso a tutti i musei pubblici e i musei accreditati. E con l'Euregio Family Pass può fruire dei servizi di Ski Family in Trentino. Quindi con un biglietto, che può essere il ticket della mamma o del papà, i figli minorenni non pagano il ticket. Ecco, queste sono tre politiche già esistenti, ma si stanno elaborando insieme a questo gruppo interregionale e altre politiche per dare opportunità alle famiglie residenti. È chiaro che questo crea valore sul territorio. È in continua evoluzione, in continuo sviluppo, c'è un gruppo di lavoro che si trova periodicamente appunto in provincia di Bolzano o sul territorio proprio per discutere sulle varie tipologie di percorsi che fanno i singoli territori e è in continua evoluzione questo e non necessariamente in questo momento le opportunità dei residenti di Bolzano rispetto a Trento e al Tirolo sono uguali, perché siamo partiti in momenti diversi anche e avevamo culture diverse, però si cerca adesso proprio di creare questo tipo di omogeneizzare le politiche per dare opportunità simili, come per esempio nei trasporti, anche questo, no? Anche nei trasporti si cerca che, diciamo, la famiglia che sale a Trento non debba scendere a Salorno per fare un biglietto diverso, ma si cerca di dare questa opportunità di creare le condizioni molto easy. L'idea dell'Euregio Family Pass è questo di rafforzare la macro area regionale, di condividere gli scambi con le famiglie, di conoscere le culture dei territori vicini che per così tradizione hanno sempre avuto un impianto comune e danno anche concretezza a questo tema dell'Euregio Family Pass in modo da rafforzare anche l'identità della macro regione. Questo progetto è un progetto che è iniziato nel 2018 2017, per cui non è abbastanza giovane come progetto, e l'impianto messo in campo è un impianto che vuole essere permanente, nel senso che dovrebbe essere una politica che non si chiude, ma che dovrebbe rafforzare nel tempo sia i benefici per le famiglie delle tre macroregioni, ma anche riorientare le politiche, perché oggi abbiamo delle politiche differenti nei tre territori. Ecco, nel tempo c'è la volontà anche di andare ad affinare, coordinare, armonizzare le politiche. E così termina anche questo terzo appuntamento con Trentino Chiama Europa, dedicato alla politica di coesione europea. Per saperne ancora di più, seguiteci nella prossima e ultima puntata. Arrivederci.